Nuovo appuntamento con SOS Arezzo TV. In realtà oggi non eravamo venuti qui, Beppe, per Sì, parlare ma di. tienimi perché qui lo sai che si scivola bene, perché quest'acqua, quanti mesi è che è qui? L'abbiamo già fatto qualche mese fa. È 2 volte che siamo venuti già a parlare di questo sottopassaggio nuovo di indicatore. E vedete, c'è proprio l'acqua che viene giù, anche se, come vedete, le cose non cambiano, questo nuovo sottopassaggio ferroviario continua a essere allagato, in parte scivoloso, quindi pericoloso, ma siamo venuti qua, mentre vediamo anche le prime scritte, l'umidità nel muro, addirittura qui nel muro, cola l'acqua. Pensa a quest'opera proprio fatta a puntino, eh? Bene, bene. E però vedi, ecco, arrivano le prime scritte sul muro. E vabbè. Siamo, anche di qua, vedi l'acqua, siamo venuti qua per andare a vedere una vicenda che ci hanno segnalato alcuni residenti, quindi indicatore, relativa ai bidoni dell'umido. E allora siamo venuti qui perché cosa ci è stato segnalato? Che ci sono i cassonetti dell'umido senza coperchio. E in effetti è vero. E in effetti è vero. Sono senza coperchio, quindi pensa che odore che mandano. Quindi d'estate quando è caldo, insomma, Lo mandano pare anche adesso, guarda, stando qui, se sei tu qui? senti. Annusa meglio. No, non Non c'è voglio bisogno. che annusa. Non c'è bisogno, te lo dico io, già da qui si sente. Comunque, perché c'è questa acqua, l'hanno anche svuotato, siamo fortunati. Allora, questi bidoni senza coperchio, quindi d'estate una puzza incredibile perché col caldo ti lascio immaginare con l'afa. Se piove, infatti c'è l'acqua dentro, altro problema, perché pensa se fosse pieno. Quindi non si capisce come mai questi bidoni sono stati scoperchiati. No, sicuramente si è rotto e poi non l'hanno mai messo e sostituito, l'hanno messo a posto. Ma Questo pare si è che non sia rotto un caso magari. isolato, sono più di uno, così Ah sì? pare. Allora non sono buoni i bidoni, Bidoni perché che non sono se li umido. tirano su e si spaccano completamente le coperture, vuol dire che qualche problematica c'è in questo tipo di bidoni. Specialmente in questo, se sarà quello della carta, Vabbè, la carta solo non è. vetro, ma questo manda Dipende cattivo. che carta è, perché alcuna carta non è Vabbè, proprio ma simpatica. comunque sia, manda cattivo odore, in effetti. Sono Ecco, tutti tra scoperti. l'altro credo che questo uno dei cittadini che ce l'ha segnalato ha anche chiamato 6, credo, Sì. anche se ancora c'è scritto per gli amanti della nostalgia Aisa. AISA SPA, che AISA esiste ancora peraltro, Sì. però insomma, però ancora non sono state date risposte a questo che potrebbe sembrare un piccolo problema, ma insomma per chi sta qui è un problema un po' fastidioso. Sì. Penso proprio di sì, specialmente adesso. Forse un po' meglio andrà perché Però si va quando verso l'inverno, ma piove, quando metti che piove piove con i sacchetti ma ci c'è dentro. tutto, in Eh sì. Anche effetti. perché questo non credo lo svuotino tutti i giorni. No, logicamente no. Vabbè, che diciamo? Diciamo sei di intervenire, Sì. di prendere in esame questa situazione qui ad indicatore, siamo in mezzo alle casse, quindi non so, dice che ce ne sono altri, penso che è il caso di passare, verificare e intervenire. Sostituire il bidone penso che non sia un gran problema. Visto che parliamo di rifiuti, in conclusione diciamo anche che abbiamo letto sul web delle proteste di chi ha chiamato 6 per venire a prendere dei rifiuti ingombranti e gli hanno dato appuntamento oltre la metà di ottobre. Dicono che è sempre stato così e quindi non sarebbe una novità. È vero che uno può portarli di propria iniziativa al deposito, avere lo sconto anche sulla bolletta con la card, però magari accorciare un po' i tempi, cioè le liste d'attesa non solo in sanità ma anche per il servizio di ritiro rifiuti. Lo so, come fai? Come fai? Come faresti, scusa? Però allora Per l'altro ti ho mandato all'azienda privata. sì, Non lo fa direttamente lo fa sei. gratis, lo fanno gratis. Ma no, che gratis in accedere? Lo fa gratis sei, Sì, e però l'ha demandata un'impresa lo paga, privata quindi e la e la paga. paga. E il problema è che questa azienda privata sicuramente Ha i suoi impegni. ha i suoi impegni oppure fa un sacco di chiamate. Come fai? Non puoi prendere più aziende private e fare questo lavoro qui. È vero. Vabbè, aspetta, dai, se c'è una roba da buttare via, Non è che la devo buttare via io, ho detto, se abbiamo hanno letto. roba Ah, da buttare hanno. via, sono tanti anni che l'hanno in casa, quindi Aspettino 15 un'altra giorni mese. più, 15 giorni E meno. non gettatela dove non si deve Assolutamente, gettare. assolutamente, Aspettate che arrivino a prenderla. assolutamente. Beh, però se vuoi ancora sentire un attimo se è passato l'odore, no. Ciao. A domani.